bentrovati a tutti i nostri teleradio spettatori, pronti per il video magazine di questo fine settimana, il primo del mese di febbraio, con una ricca pagina di ballo, attualità, spettacolo e sport a livello nazionale. Sabato 2 febbraio a Gussaco, in provincia di Brescia, spettacolo di pattinaggio artistico presso il Palazzetto dello Sport. L'ingresso è gratuito. Domenica 3 febbraio a Catania, presso il Palaghiaccio, a cura della Promodanza, si svolgerà il 17° trofeo Archimede, competizione di danza sportiva. Sempre domenica 3 febbraio a Carugate, in provincia di Milano, concorso nazionale di danza e Urban Dance All Stars Cup. Ancora il 3 febbraio a Rimini, competizione di danza 22° Gran Premio Città di Rimini, presso il Palasport Flaminio. Ci spostiamo a Genova, domenica 3 febbraio, competizione di danza a cura della FIDA, terzo Liguria Open, tutte le discipline, classi e categorie. Ancora domenica 3 febbraio a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, si svolgerà il 17° Festival Internazionale di Pattinaggio Artistico presso il Palasport Speca. Ci trasferiamo in Emilia, precisamente a Budrio, in provincia di Bologna, dove il 10 febbraio si svolgerà a cura della FIDS la seconda prova di circuito Coppa Emilia-Romagna, competizione di danza sportiva. Ci spostiamo in Campania, precisamente a Casa Giove, in provincia di Caserta, dove domenica 10 febbraio si svolgerà la seconda tappa Coppa Italia, Choreographic Team, danze artistiche, hip hop a solo Latin, Latin Show, Duo Latin e Duo Caraibico, a cura dell'AIMB FIDA. Chiudiamo la pagina nazionale segnalandovi per il 17 febbraio a Venezia, presso il Palasport Campagna Lupia, campionato provinciale di ginnastica artistica. Ed ora pronti ad aprire la pagina regionale. È iniziata oggi venerdì e proseguirà fino al 3 febbraio a Frascati, in provincia di Roma, la manifestazione intitolata Terre Ospitali in Festa. Tutti i prodotti tipici dei castelli romani esposti presso le mura valladiere della cittadina castellana. Nei giorni 2 e 3 febbraio a Roma, competizioni di ginnastica ritmica, campionato regionale, prima prova serie C di specialità, presso lo Sporting Roma SCSD in via Giacomo Broggi al numero 80. Ci trasferiamo in provincia di Latina, domenica 3 febbraio a Sermoneta Scalo, sagra e festa della polenta. Ed ora un appuntamento veramente speciale per venerdì 8 febbraio a Pomezia, in provincia di Roma, presso la Sala Pianeta d'Avino, grande spettacolo live con Stefano Forcella, bassista dei Modà, Diego Arrigoni, anche lui chitarrista dei Modà, e il batterista Milli Fanzaga. Grande serata con cena e live, informazioni a questo numero 347-7668-517, per chi segue i Modà è un appuntamento da non mancare. Sabato 9 febbraio, ancora a Roma, competizione di nuoto, secondo trofeo Scuole Nuoto, presso il Polo Natatorio Federale di Pietralata, sito in via del Tufo. Veniamo al teatro, presso il Teatro Vittoria, Testaccio, fino al 10 febbraio a Roma, è in scena la commedia Melampo di Ennio Flaiano. Andiamo adesso in provincia di Latina per la ginnastica artistica, dove il 10 febbraio si svolgerà il trofeo Gym Serie D, prima prova, presso il Palazzetto dello Sport Stoza di Cori. Passiamo adesso al nuoto, sempre a Roma, domenica 17 febbraio, campionato provinciale Opes Nuoto, presso le piscine MC Sport. Veniamo alla danza sportiva in provincia di Latina, domenica 24 febbraio, a Pontinia, in zona Latina, presso il Salone Dolce Vita, competizioni di ballo per CSA, Centri Sociali Anziani, inserite nel Gran Premio del Lazio CBS. Informazioni al numero 348-7309-398. Possono partecipare tutte le scuole di ballo dei centri anziani di tutto il Lazio. E veniamo adesso al ballo del sabato sera con i consigli delle sale da ballo aderenti al circuito Musicando. Sabato 2 febbraio al Maxi Dancing L'Infinito, sito a Fiano Romano, si balla con la band Allegrini e Trebbiani. È gradita la prenotazione.
Sempre sabato 2 febbraio, la sala Ballomania, via di Boccea 1286 a Roma, cena e ballo a 11 euro, con un grande buffet di trittico non stop. Prenotazioni al numero 331-3289-855. Sempre sabato 2 febbraio al Planet Dance Rondinella, Palestrina, in provincia di Roma, si balla con Duccio e Francesco Band. Buffet limitato a 15 euro. È gradita la prenotazione. E ancora sabato 2 febbraio presso il Salone Dolce Vita, sito sulla via Pontina al chilometro 84-600, Noce Latina, Dolce Vita. Ingresso con cena 20 euro, ingresso con drink 8 euro. E adesso per il magazine segnaliamo a Roma corsi per ballo da sala per principianti e anche per competizioni presso la scuola Lo Zodiaco sulla via Nettunense al chilometro 2800. I corsi si svolgono anche in zona Roma Est, quartiere Casilino. Informazioni al numero 347 26 15 926. Ed ora rimanete ancora in visione perché il magazine continua con altre informazioni. Per inviare comunicati stampa, indirizzare email a tgdance@libero.it. Dopo il grande successo dell'ultimo turno del Gran Premio del Lazio con i primi assestamenti dei club in classifica, adesso il campionato entra in una fase fondamentale e si sposta in provincia di Latina. Adesso l'importante per i club è non perdere terreno con chi precede. Anche le nuove compagini hanno ancora possibilità consistenti di rientrare in classifica e lottare per il titolo finale. Per tutto questo è indispensabile partecipare al quarto turno di campionato del Gran Premio del Lazio. Gran Premio del Lazio, domenica 24 febbraio, una nuova appassionante giornata di gare avrà luogo presso l'elegante Salone Dolce Vita, sito nei pressi di Pontinia, in provincia di Latina. Gran Premio del Lazio, 21 specialità per ballo in gruppo, 4 specialità per ballo in coppia, con la nuova combinata libera a 14 balli. Inoltre, voto palese con 4 parametri di valutazione, giudici specializzati e classificazione per tutti, senza eliminazione. E per le scuole di ballo non interessate alla competizione si potrà ballare in audizione. E se tutto questo non vi basta, la partecipazione alla quota popolare di 6 euro. Cosa vuoi di più? Gran Premio del Lazio, il quarto turno del campionato interregionale, vi aspetta domenica 24 febbraio presso il Salone Dolce Vita, sulla via Pontina al chilometro 86.400, in zona Pontinia, in provincia di Latina. Tutte le informazioni cercando nella rete la voce Gran Premio del Lazio Fibes. Gran Premio del Lazio, il campionato all'avanguardia nel ballo da gara. Tutti gli aggiornamenti delle nostre attività multimediali li trovi aggiornati su Facebook nel gruppo pubblico Il Ballo in TV. È il modo più rapido per entrare in contatto con la nostra redazione. Per pubblicizzare il tuo evento in maniera capillare, utilizza la rubrica del DigiDance Area Interviste. Avrai 15 minuti a tua disposizione per illustrare il tuo spettacolo o la tua attività comodamente presso la tua sede. Contattaci per fissare un appuntamento al numero 333 30 32 222. Nel caos della rete, scegli chi dispone 40 anni di esperienza. Chiamaci! Il ballo in radio. Tutte le notizie, l'attualità, la rassegna stampa, i dischi fuori mercato e giochi a premi. Martedì e giovedì alle ore 21 su RDA Radio 1, Radio Ballerina One, Radio Staff. Il ballo in radio, la trasmissione dei ballerini, degli insegnanti, dei musicisti e dello spettacolo. Un programma di informazione sotto il segno del ballo. Ed ora le previsioni del tempo con il meteo.it. Ben ritrovati a un nuovo aggiornamento elaborato da ilmeteo.it. Previsioni per sabato 2 febbraio. Una forte perturbazione atlantica sospinta da venti caldi meridionali investe il centro-nord col tempo diffuso, meglio invece al sud. Ma vediamo il dettaglio realizzato come sempre da ilmeteo.it.
Al nord condizioni di forte maltempo con precipitazioni diffuse, anche abbondanti e anche sotto forma di nubifragi sul Levante Ligure e Alpi del Triveneto. Al centro maltempo sulle regioni tirreniche con fenomeni intensi e abbondanti sull'Alta Toscana e sul Lazio meridionale. Piogge anche in Sardegna e in Umbria. Tempo più asciutto e talvolta soleggiato sul versante adriatico. Al sud piogge temporali interesseranno la Campania settentrionale, sul resto delle regioni cielo poco o parzialmente nuvoloso. La neve scenderà abbondante sulle Alpi sopra i 600-800 metri, sull'Appennino oltre i 1300 metri. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali. Vediamo le temperature previste, minime in deciso aumento, con valori compresi tra 0 e 13 gradi un po' su tutta l'Italia. Di giorno prevediamo invece fino a 14 gradi al nord, fino a 15 al centro e punte addirittura di 21 gradi al sud. Bene, per ora abbiamo concluso. Per ulteriori aggiornamenti e dettagli visitate il sito. Per inviare comunicati stampa indirizzare email a tgdance@libero.it.